Quanto è bella la natura. Sì. Finalmente si respira. Già, mi mancava proprio questa libertà. A proposito di libertà, Nina non l'hai portata? No, no. Questa è una rimpatriata di soli uomini. Anch'io la mia l'ho lasciata a casa. Non è che possiamo sempre fare tutte le cose insieme, no? No. Sapessi, durante il lockdown mi seguivo ovunque. Ma dove voleva che andassi? Al massimo andavo in bagno e mi fissavo a fare la pipì. Mi sentivo senza privacy, ragazzi. Dai, dai, privacy. Arrosticini? È meglio. Ah, e non vi dico se mangiavo qualcosa che non poteva mangiare. Mi piagnucolavo con quegli occhioni dolci. E se non glielo davo, mi teneva il broncio per ore. Oh, il broncio? Mia moglie, se non sparecchio, se non sistemo la zanzariera, mi tiene un broncio, che palle! E adesso finalmente una settimana di relax. Sì, e voleva anche sempre le coccole. Se non gliele facevo, mi incominciava a leccare. A un certo punto ho detto, senti, prendi, esci, vai e torna quando cavolo vuoi. E l'hai lasciata andare da sola? Sì, tanto tornava da sola. E quando mangiava i lacci della scarpa o graffiava le pareti? Una pazza, non ce la facevo più, l'ho dovuta lasciare. Come lasciare? Sì. L'hai lasciata? Sì, nella strada. Cosa dovevo fare? Ma puoi. Scusate, è vostro il cane? No, no, non è nostro. Ma sappiamo di chi è. Perché l'abbiamo appena liberato e ha fatto subito amicizia con mio figlio. Mamma, possiamo tenerlo? Ti prego. Dovremmo chiedere ai signori. Certo che sì. Me la fa salutare? Certo. Grazie. Nina. Tranquilla, Nina. A quell'infame ci abbiamo pensato noi. Adesso ti lasciamo legato per un'ora, così capisci quello che si prova. E io? Poi ti liberiamo e tu sparisci. Bestia. Ragazzi! Oh!